Quando si parla di seno e coseno si fa riferimento alla circonferenza goniometrica, ovvero quella circonferenza di raggio 1. Pertanto, ogni segmento che disterà dal centro di questi assi cartesiani alla circonferenza avrà misura 1. Ogni punto di questa circonferenza definisce un angolo. Prendiamo ad esempio questo punto. Questo punto ci determina un angolo, ovvero questo angolo che noi chiameremo X. Questa scheda ci suggerisce che misura in gradi 30 gradi, altra unità di misura dell'angolo è radiante, quindi il radiante pi greco sesti. Ecco che una volta che determiniamo l'angolo, vediamo che questo punto è dotato di due coordinate, in quanto ci stiamo orientando in un piano cartesiano. L'asse orizzontale, nel nostro caso, rappresenta il coseno dell'angolo X, ok? Dove X è questa X che abbiamo appena definito, ovvero coseno dell'angolo X. Mentre l'asse verticale ci individua il seno dell'angolo X, dove X di nuovo è sempre l'angolo a cui facciamo riferimento. Per cui, dato che nell'asse orizzontale la coordinata che viene letta corrisponde al coseno, nel nostro caso è l'angolo preso in considerazione, il coseno di x corrisponderà a radice di 3 fratto 2, ovvero la prima coordinata delle due coordinate che descrivono il punto che abbiamo preso in considerazione. D'altra parte, invece, il seno è la seconda coordinata del punto che si individua nella circonferenza goniometrica e nel nostro caso non sarà altro che un mezzo. Ecco dunque che per ogni punto noi avremo sempre due coordinate, la prima sarà il coseno, ok, e la seconda sarà il seno dell'angolo individuato. Quindi se prendiamo ad esempio in considerazione come punto quello in corrispondenza è l'angolo 2 terzi pi greco radianti, questo quale angolo è? Questo non è altro che tutto questo angolo, quindi tutti gli angoli si misurano partendo dall'asse orizzontale e ruotando in senso antiorario. Per cui se noi ci consideriamo questo punto, l'angolo in considerazione è tutto questo, fino al punto. Questo punto avrà due coordinate, la prima è il coseno dell'angolo X, dove X in questo caso è tutto questo angolo più grande, e la seconda è il seno dell'angolo X. Troviamo quindi tutti i vari valori. Che cos'è quindi il coseno? Concludendo, il coseno non è altro che questa coordinata, tracciamola perpendicolare, quindi questa è la prima coordinata, mentre il seno è questa. Quindi, rispettivamente, avremo che radice di 3 mezzi è questa distanza qua, il coseno dell'angolo x, mentre seno di x non è altro che questa distanza qua. Ecco che abbiamo individuato bene che cosa rappresentano graficamente il coseno di x e il seno di x. Velocemente andiamo a osservare tutti i vari angoli. Vediamo che in questo punto abbiamo l'angolo di grado 0, 30, 45, 60, 90, 120, eccetera, eccetera. Per cui ogni punto avrà come coordinata sia prima il coseno e poi il seno.
Dunque, abbiamo disegnato, abbiamo colorato tutti i valori del seno con il rosso e i valori del coseno con il celeste. Consideriamo la circonferenza goniometrica e osserviamo che quali sono gli angoli aventi coseno uguale a un mezzo? Andando ad osservare tutti i valori evidenziati in celeste, osserviamo che l'angolo in corrispondenza di pi greco terzi e l'angolo in corrispondenza di 5 terzi pi greco hanno entrambi esattamente lo stesso coseno uguale a un mezzo. Ma questo non vale soltanto per questi due. Osserviamo che anche questi altri due angoli, ovvero quello in corrispondenza di pi greco quarti e 7 quarti pi greco, hanno entrambi lo stesso coseno, ovvero radice di 2 fratto 2, ovvero radice di 2 fratto 2. Di nuovo, gli angoli pi greco sesti e 11 sesti pi greco hanno lo stesso coseno, radice di 3 fratto 2. Pertanto possiamo concludere che gli angoli aventi lo stesso coseno li andiamo a ritrovare in questa direzione. Stesso coseno. Gli angoli invece aventi lo stesso seno li troviamo in quest'altra. Osserviamo che in corrispondenza di radice di pi greco terzi e 2 terzi pi greco abbiamo come seno radice di 3 fratto 2, radice di 3 fratto 2. E di nuovo in quest'altra direzione troviamo 3 quarti pi greco e pi greco quarti che entrambi hanno come seno radice di 2 mezzi. Per cui possiamo concludere anche qui che andando a cercare in questa direzione troviamo angoli aventi lo stesso seno.